Inizio della seconda parte. Fattarelli sul Natale. Avete visto il video sulla storia di Babbo Natale? Bravi bambini, niente carbone per voi. Attenzione, prendete queste informazioni con le pinze. Ed ora, un po' di fattarelli sul Natale. A Natale si addobba l'albero perché nell'antico Egitto, durante il culto del sole, si addobbavano le piramidi. A Natale ci scambiamo regali perché così si faceva alla fine dei Saturnali, feste romane in onore del dio Saturno. I cittadini romani si scambiavano fichi, mele e ramoscelli sacri. Esiste un sito chiamato Santa Tracker, un sito Google che oltre ad offrire giochini a tema ci permette di vedere il tragitto del vecchio barbuto su Google Maps la notte di Natale. Babbo Natale non porta i regali alle persone del Molise. Secondo alcune tradizioni la letterina va messa vicino al camino la notte dell'8 dicembre. Un elfo di Babbo Natale verrà a prenderla in quella notte. Babbo Natale può passare attraverso il camino. Se non ce l'hai, attraverso i caloriferi. Nel mondo esistono 2 miliardi di persone sotto i 18 anni. Babbo Natale si occupa di almeno 378 milioni di loro. Calcolando circa 3 ragazzi per famiglia, si ottengono 108 milioni di case da visitare. Con una media di 1,26 km di distanza tra le abitazioni, contando il giro del mondo, dovrà percorrere 136 milioni di chilometri, senza fermarsi all'autogrill. Niente birre e camogli per Babbo Natale. Non si ferma all'autogrill anche perché si stima che debba bere in una notte 108 milioni di bicchieri di latte e mangiare 216 milioni di biscotti. Tenendo conto dei vari fusi orari, della rotazione terrestre e supponendo che viaggi da est verso ovest, Babbo Natale avrà a disposizione 31 ore lavorative effettive. Per consegnare tutti i suoi doni dovrà mantenere la media di 967 visite al secondo, nel quale parcheggia, scende dal camino, distribuisce i regali, mangia i dolci, risale il camino, dimentica di aver lasciato le chiavi della slitta sotto l'albero, torna giù, poi torna su e riparte. Ipotizzando Babbo Natale sferico, che si muove di moto rettilineo uniforme, per accontentare tutti Babbo Natale dovrà muoversi a più di 4 milioni di chilometri orari. Una renna normale, non magica, raggiunge a stento gli 80 chilometri orari. Ma una renna può percorrere 5.000 km in un anno. Ipotizzando che ogni bambino abbia un regalo che pesa un chilo, dovrà trasportare 378.000 tonnellate. Senza contare il peso di Babbo Natale, la slitta è sovraccarica. Roger Eichfield, un chimico pazzo laureato alla Oxford University, ha ideato una formula matematica che consente di scoprire in quale giorno della settimana cadrà il Natale di qualsiasi anno. La formula la trovate nel link in descrizione. A causa delle pressioni commerciali, i luoghi di residenza di Babbo Natale si sono oggi moltiplicati. In Francia, Babbo Natale vive ad Ardennes, dove troviamo la casa di Babbo Natale. In Finlandia, il villaggio di Joulupukki, che vuol dire Babbo Natale, e Napapiri vicino a Rovaniemi, sul circolo polare artico. In Norvegia, il villaggio di Babbo Natale è a Drobak, piccolo villaggio a sud di Oslo. Se ancora non credete che Babbo Natale sia magico, beh, sappiate che ha anche residenza in Molise.